Una notizia che ha colpito e addolorato la, quella della morte di Sergio Marchionne, scomparso a 66 anni compiuti da poco, a giugno. L'ex CEO di FCA era ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da OLTRE, 3 settimane dopo un'operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Nella stessa struttura è venuto a mancare per un attacco di cuore. A rivelarlo è l'ANSA, che parla di complicazioni inattese che hanno portato a un arresto cardiaco. Portato in rianimazione, non era attaccato alle macchine in modo sistematico. Lì ha avuto un nuovo attacco che lo ha portato a morte naturale. Una notizia che ha subito fatto il giro del web, proprio nelle ore in cui gli italiani si chiedevano cosa di preciso avesse causato la fine dell'imprenditore, che ormai versava in condizioni irreversibili, e del quale si era già detto che non sarebbe più tornato. Continua a leggere dopo la foto, da giorni c'era una coltre di riserbo sulle ultime ore di vita di Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato di FCA morto questa mattina. L'ospedale universitario di Zurigo, interpellato dall'ANSA tramite una portavoce, continua a non comunicare alcun tipo di informazione sulla vicenda. La degenza di Marchionne presso la struttura non è, peraltro, mai stata confermata, a riprova di quanto si stesse cercando di tutelare la privacy del manager in un momento così delicato. Continua a leggere dopo la foto, l'ospedale non ha voluto rispondere nemmeno a domande sull'ora del decesso, mantenendo un mistero reso ancora più evidente da un particolare. Verso le ore 11, un elicottero rosso del soccorso svizzero è stato visto abbandonare l'ospedale che sorge sulla collina di Zurigo, senza peraltro essere stato visto arrivare prima. A quanto si era appreso, fino a poco prima delle 10, le condizioni di Sergio Marchionne erano gravi e stabili, e così si sarebbero mantenute fino all'ultimo. Restano dunque tanto ombre sulle ultime ore di vita dell'imprenditore. Continua a leggere dopo la foto, sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio, aveva scritto John Elkann in una lettera scritta il 21 luglio proprio per ricordare Marchionne. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia. Tanti anche gli italiani, che hanno voluto ricordarlo sui social in un momento così drammatico.